ci passo frequentemente da Brienza, ma per fretta non mi ci soffermo. Ho intenzione di ritornarci, sono stata invitata dal dottor Scelsi a... ad essere qui il 1 il 2 agosto, so che avete una bella manifestazione, penso di venire e ci verrò volentieri. Parliamo anche, sono qui per tediarmi un po', cercherò di essere breve e diretta, mi piacerebbe essere piuttosto diretta e se volete potete interrompermi in qualsiasi momento proprio per rendere questo momento più costruttivo possibile. Il tema è l'accreditamento. Perché si parla di accreditamento? Innanzitutto è la normativa europea che ha richiamato l'Italia ad adeguare i livelli di sicurezza del sangue a quelli europei, per cui l'Italia forse anche con un po' di ritardo rispetto ad altre nazioni, ma con anticipo anche rispetto a delle altre, diciamo che ci troviamo in una via di mezzo, ha dovuto comunque percorrere questa strada. Quando ho avuto l'invito da Paolo, ho aperto un po' il nostro sito, il sito del Centro Nazionale Sangue, per vedere le novità, quali potevano essere e quale input portarvi. La prima cosa che leggo è il comunicato stampa, e questo è proprio recentissimamente, del Ministero della Salute. L'Italia ottiene il passaporto per entrare a pieno titolo fra le nazioni europee nel settore sangue ed emoderivati, ma è solo un check-in del sistema per affrontare le sfide future. Quindi, quando si parla di adeguamenti alle normative, di adeguamenti ai requisiti di qualità, non è mai un punto fermo questo, ma è sempre, io dico anche il percorso che abbiamo fatto noi, è un inizio di un percorso che non deve mai arrestarsi. Quando è iniziato tutto questo discorso dell'accreditamento? Ormai l'accordo Stato-Regioni è datato dicembre 2010, quindi da dicembre 2010 noi siamo stati chiamati a concorrere attraverso una serie di operazioni a raggiungere questi requisiti. I requisiti che venivano richiesti di adeguamento erano requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Quindi su diversi fronti bisognava muoversi. Non nascondo che in Basilicata abbiamo avuto qualche difficoltà, forse anche diverse difficoltà istituzionali. Perché? Perché la nostra regione, per la conformazione, per come è strutturata, ha forse strutture trasfusionali in sovrannumero rispetto a quelle che effettivamente rispetto alla quantità di sangue raccolto ce ne vorrebbero. Come è anche vero che ci sono state una miriade di sedi associative sono nate, ma questo perché? Perché il primo pensiero chiaramente della politica regionale negli scorsi anni e della politica sanitaria era il raggiungimento dell'autosufficienza, questo era l'obiettivo prioritario. E quindi sono nate, noi abbiamo censito nel nostro sistema gestionale nazionale, il SISTRA, abbiamo censito 6 strutture trasfusionali e in ogni struttura trasfusionale venivano svolte tutte le attività, a partire dal prelievo del sangue fino all'assegnazione degli emocomponenti. E la stessa cosa sono nate, abbiamo detto, in maniera molto parcellizzata sul territorio, tanti punti di raccolta. Ne abbiamo censiti oltre 130. Chiaramente i requisiti strutturali hanno già cominciato a vedere se veramente queste strutture erano in grado di poter svolgere
queste attività davano la possibilità di raccogliere il sangue e alle strutture trasfusionali di lavorarlo, qualificarlo fino all'assegnazione degli emocomponenti. E quindi si è partiti già con i requisiti autorizzativi, nel senso che la Regione ha portato avanti questo primo step nella definizione delle sedi e autorizzazioni di conseguenza delle sedi che potevano avere questi requisiti strutturali e quindi essere idonee a poter svolgere queste attività. La stessa cosa per le strutture trasfusionali. E il secondo step invece siamo stati tutti quanti queste strutture già autorizzate, quindi già con i requisiti strutturali adeguati, hanno subito la verifica per gli altri requisiti di, abbiamo detto, tecnologici e organizzativi. È stato un percorso molto lungo. Diciamo che la Regione Basilicata come ha risposto, nonostante i ritardi, noi ci troviamo secondo me ad un buon punto, perché intanto è vero che non sono finite le visite di accreditamento vero e proprio, stiamo ancora lavorando per questo, probabilmente ci vorranno ancora un po' di mesi, però abbiamo messo dei punti fermi su alcune strutture che sappiamo ora essere adeguate. E per le strutture trasfusionali sono state individuate le strutture che sono idonee per svolgere le attività non solo di raccolta, ma di qualificazione, di lavorazione e di assegnazione degli emocomponenti. Quindi delle 6 strutture trasfusionali esistenti nella regione, 2 sono state individuate, che sono quella di Potenza e di Matera, per svolgere le attività, diciamo, di qualificazione e di lavorazione degli emocomponenti. Le altre invece sono state designate per le attività di prelievo e di assegnazione degli emocomponenti. Diciamo, tutto questo iter chiaramente sta portando a delle difficoltà, perché siamo nel punto con i ritardi che ci sono stati, diciamo, di organizzazione non completata. E quello che il punto, diciamo, di forza qual è stato? Che c'è stata una buona intesa con le associazioni di volontariato. Insieme abbiamo portato avanti sempre questa sfida alle istituzioni, e seppure con un po' di ritardo, però siamo riusciti ad ottenere e a raggiungere degli obiettivi, come ho detto, degli obiettivi prioritari che hanno comunque posto dei punti fermi su cui poter operare. Questo lo dico anche con un po' di orgoglio, perché lo dicevo prima, Paolo e Torre, mi sono confrontata con le altre regioni del resto dell'Italia. Tutti hanno chiaramente fatto questo percorso, però è stato un percorso più di delibere, diciamo organizzativo politico, però di realizzazione vera e propria. Forse veramente nel centro-sud siamo l'unica regione che sta partendo con il piede giusto. Il percorso, ripeto, non è terminato, le difficoltà ci sono e si traducono soprattutto in problemi adesso di organizzativi veri e propri per assicurare la terapia trasfusionale ai pazienti, perché venendo a mancare dei punti di raccolta, se ce n'erano 130 e adesso ne abbiamo accreditati una trentina, 30-40 forse fra l'Abis e la Fidas, chiaramente qualche difficoltà c'è, e quindi siamo chiamati un po' tutti a rivedere i modelli organizzativi. Quali possono essere i modelli organizzativi?
Sicuramente in Basilicata c'è la tradizione di donare il sangue, soprattutto nei giorni festivi, il sabato e la domenica, però una donazione che viene svolta, viene effettuata in tutti i giorni della settimana, sicuramente può portare un vantaggio. Come anche, per fortuna, l'utilizzo delle autoemoteche che possono raggiungere le sedi non ancora accreditate. Quindi sforzi bisogna farne, anche da un punto di vista dei servizi trasfusionali, chiaramente c'è tutto uno sconvolgimento, perché laddove veniva trattato il sangue per poter essere poi dato ai pazienti, in tutte le strutture trasfusionali, adesso questo accentramento prevede un modello anche qui organizzativo di trasporto di tutte le unità di sangue, quindi verso solo questi due poli. Che cosa chiediamo? Qual è l'input che noi dobbiamo dare? È di cercare, insomma, di collaborare sempre di più, di parlarci anche sempre di più, di capire qual è il problema. E sempre vedendo le notizie che arrivano, accennava prima Paolo, in Italia chiaramente non è soltanto questa sofferenza che stiamo vivendo noi in questi momenti in Basilicata, ma è in tutta Italia e forse sicuramente in alcune regioni questo problema è molto più accentuato. A Firenze, qui si legge, sono notizie che vengono pubblicate, manca sangue nelle cardiochirurgie, rinviati gli interventi, ma se si va a fondo si vede che la crisi davvero c'è, si è ridotta la donazione di circa il 30%. Ci sono regioni che notoriamente hanno aiutato le regioni carenti, parliamo della Lombardia, parliamo dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna ha sempre aiutato le regioni carenti, il Lazio in particolare, il Piemonte, la Lombardia hanno aiutato la Sardegna, anche qui si assiste ad un calo donazionale. Quindi se questo impegno che noi lo viviamo nella nostra regione, lo rapportiamo anche a livello nazionale, capiamo quanto è importante cercare, insomma, di collaborare e di divulgare sempre di più la donazione di sangue, la donazione degli emocomponenti. Che altro aggiunge? Chiaramente tutto questo percorso, vi volevo solo dire questo, perché si è arrivati a questo punto, perché abbiamo dovuto percorrere questa strada. Questa strada è stata percorsa per i motivi fondamentali, per dare protezione al donatore innanzitutto, perché il donatore che accede in una sede dove c'è personale qualificato, perché anche il personale addetto alla raccolta ha dovuto fare un bel percorso formativo, teorico e pratico, e il paziente dall'altra parte che riceve un emocomponente che è stato qualificato ed è stato lavorato in un'unica struttura, significa che in quella struttura si prendono tutti i provvedimenti, tutte le precauzioni, tutte le attenzioni che noi parliamo in termine tecnico di qualificazione dei processi, cioè ogni processo che va minimo deve essere qualificato, deve essere convalidato per poter dire che quel processo è fatto bene. Quindi non si è più avventurieri, questo è il messaggio che voglio dare. Tutto questo serve a proteggere, io l'ho detto, il donatore e il paziente che riceve la trasfusione. Che è inutile dirvi, queste cose lo sapete, il sangue non viene fabbricato in un'industria farmaceutica. Se voi pensate all'industria farmaceutica, eppure il sangue va nella vena del paziente, entra in circolo nel paziente. Se voi pensate a quante precauzioni vengono usate per la costruzione, per mettere in commercio dei farmaci, le stesse precauzioni non le dobbiamo utilizzare a maggior ragione per il sangue. Quindi a partire da una corretta disinfezione della cute, la qualificazione del personale perché deve
capire se c'è un problema nel donatore e così via attraverso tutti i processi, quindi deve garantire un prodotto standardizzato uguale ovunque. La trasfusione che avviene in Italia deve essere la stessa, lo stesso prodotto che viene trasfuso in Italia deve coincidere con il prodotto trasfuso in Francia piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che negli Stati Uniti. Io penso di avervi dato le notizie importanti. Se avete delle domande da fare, sono ben lieta di... Beh, parto io con alcune domande. Come volontario, come responsabile associativo in questo momento, abbiamo parlato di accreditamento. Noi abbiamo ridotto i punti di raccolta dove sapevamo che non sarebbe mai passato. E quindi lo sforzo che hanno fatto le associazioni, parlo in generale in questo momento, perché so che anche la Consorte dell'Avis ha fatto la stessa cosa, non abbiamo messo in campo strutture fatiscenti, quindi vogliamo dare la qualità al sistema. Ma per noi volontari, per chi dona il sangue, è inaccettabile che si sia sprecato tanto tempo per accreditare le sedi e che si continua a sprecare. Io nell'inviare la mail di ieri per invitare a programmare l'accordo di sangue e quant'altro, ho messo in risalto che per me è inaccettabile avere 2 mesi di stop per finire di accreditare le sedi già autorizzate, quelle che non hanno ancora qui il percorso. Qualcuno dice dopo le vacanze se ne parla, mi riferisco a Barile, tanto per intenderci. L'ho anche citato più Barile nella mail, perché anche lì non mi sembra il caso. Se ci sono già le carte pronte ed è visitabile domani, perché non fare la visita e non fare già l'autorizzazione e poi procedere a testa? Quindi io chiedo uno sforzo anche ai trasfusionisti di farsi parte dirigente presso un assessorato che per me è inesistente. Parliamo dell'assessore, parlo, non di chi fa lo sforzo all'interno come funzionario per cercare di risolvere i problemi, veramente di far capire alla politica che deve assumersi queste responsabilità e deve completare il percorso nel più breve tempo possibile. Eravamo insieme il 18 giugno nell'incontro con il direttore generale Bafundi, il responsabile CRS, siamo impegnati che entro il 31 luglio il percorso di accreditamento di tutte le strutture autorizzate che erano sul tavolo dovevano terminare. Abbiamo scoperto la settimana scorsa che dal 16 giugno, anzi dal 17, ieri il 17 abbiamo fatto l'ultima visita a Montalbano, dal 17 si sospende fino a metà settembre. Per i volontari e per i datori è inaccettabile. Ecco, ti ribalto questa domanda. E questo impegno anche da prendere rispetto alla politica. Quindi parliamo del 18 giugno, questo per capire quando sono iniziate le visite ispettive. Purtroppo c'è stato ritardo, non è dipeso da noi, c'è stato un rimbalzare di delibere. Anch'io sono arrabbiata. Noi abbiamo fatto il progetto di rete trasfusionale, è stato presentato alla bozza in regione a ridosso del 2010 dell'accordo Stato Regioni. È stata fatta una prima delibera nel 2013, poi è stata fatta una seconda delibera nel 2014 e poi una terza delibera nel 2015. Siamo arrivati a maggio 2015. 3 delibere per ribadire sempre lo stesso concetto. Quando siamo arrivati a maggio, chiaramente a maggio, l'8 maggio mi pare, l'ultima delibera, l'8 maggio. L'8 maggio qui si è messo in moto tutto il meccanismo di individuare il team ispettivo. Chiaramente il team ispettivo ha fatto l'impossibile. Ora non so, io non conoscevo questa interruzione il dottor Canitano, che è responsabile del CRS, dice: Paolo, non ci posso fare niente, non hanno dato in regione, non hanno dato la disponibilità per continuare le visite ispettive. I trasfusionisti, parlo del dottor Giannelli in particolare, che io sono disponibile, perché lo facciamo il più breve tempo possibile.
perché è persona come te molto molto corretta, su altre cose possiamo, su altri possiamo discutere, però ho chiesto al dottor Capitano di farsi come responsabile CRS intervenire, perché l'amico mi viene anche a Bavuti, non risponde mai ovviamente, di dire mettiamo in campo tutte le nostre forze, perché il direttore generale ha il potere di dire ai funzionari interrompi un giorno di ferie, un giorno sì, un giorno no, c'è emergenza, c'è questo, c'è quest'altro, e si fanno le operazioni, altrimenti non andiamo da nessuna parte, non basteranno gli altri 6 mesi. A dicembre siamo stati facili profeti entrambi, dice non sprechiamo questi 6 mesi di proroghe che abbiamo avuto, 5 mesi, nonostante le sollecitazioni vostre e nostre e anche congiunte che abbiamo fatto, non si è mosso niente. No. Comunque noi non voglio piangere sulla telefonata, però prendiamoci tu più di me un impegno a portare avanti questo e a terminare questo percorso. Sicuramente mi farò portavoce anch'io di questa necessità, però in attesa cerchiamo anche, cercate anche voi associazioni di, in questa fase, di trovare anche, perciò parlavo prima di organizzazione, di trovare anche un altro modello organizzativo che possa far fronte almeno a questo periodo, consorziarsi fra paesi, il paese vicino, non lo so, Brienza vicino a un paese vicino accreditato, no. C'è potenza però, c'è potenza il servizio trasociale, però un'idea, quella che può venire, da organizzare una decina di donatori e mettere a disposizione una macchina e anche con lui magari organizzarlo, voglio dire, non cerchiamo di, però sicuramente dobbiamo far fronte al periodo estivo in qualche modo. Il periodo estivo già normalmente lo diremo, questo lo diremo, ma il discorso è un altro, che il team ispettivo, io non voglio giustificare nessuno, non è facile, perché il team ispettivo è composto da una parte di funzionari regionali e poi ci sono i valutatori i valutatori trasfusionisti. Per cui fa coincidere le esigenze del team, che diventa difficile, perché ognuno di loro ha una particolare esigenza. Noi ci faremo portavoce, però ripeto, anche voi cercate, si tratta di far fronte a questo particolare momento. Vi dico, io ieri l'altro ho inserito su Sistra, ed è la seconda volta che succede da quando sono io che ho sempre retto, diciamo, questa la compensazione di sangue intraregionale e interregionale. È la seconda volta che mi succede di inserire la richiesta sul sistema gestionale nazionale, su Sistra. Io ho chiesto venerdì scorso 50 positivi, non sono moltissimi rispetto alle richieste invece che vengono da altre regioni, però su questo sistema ogni regione carente chiede, mette in bacheca il fabbisogno, e le regioni invece che ne hanno in eccedenza dichiarano le loro eccedenze. Vi dico che ci sono soltanto richieste e che di disponibilità solo la Campania ne mette a disposizione, ma soltanto i gruppi A e i gruppi B. Per cui, per quanto anche noi andiamo a chiedere, potremmo andare a chiedere fuori regioni un aiuto, non l'avremo mai. Quindi se vogliamo assicurare la terapia veramente ai nostri pazienti, dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti. Thank you.